Ci introduciamo subito nella quinta ed ultima sessione del convegno e il tema che adesso affrontiamo è il valore della comunicazione e della meteorologia nelle iniziative di formazione e nei media. È qui con noi Matteo Cattadori, professore di scienze del liceo Filzi di Rovereto, un liceo delle scienze umane, che ci porta un'esperienza straordinaria, un'esperienza che è stata potuta vivere da una classe della scuola, una classe che con l'aiuto e con sotto la regia e la guida di questo insegnante ha potuto raggiungere le isole Svalbard e studiare il clima. Quindi un'iniziativa assolutamente straordinaria per una scuola che non ha nella sua mission principale quello della cultura scientifica, non siamo davanti ad un liceo scientifico, ma che ha innestato nei ragazzi una conoscenza che, come insomma è emerso spesso durante i lavori di queste due giornate, ha messo in luce appunto che invece di cultura legata alla meteorologia e di cultura scientifica forse abbiamo un po' tutti bisogno, soprattutto appunto i giovani. Quindi io do la parola a Matteo Cattadori che ci illustra questa veramente unica esperienza. Grazie. Io un avviso per gli insegnanti in sala del corso del Prase, formazione di servizio, scusatemi, se quando uscite dovete firmare al banchetto che c'è fuori dall'uscita perché qualche firma manca. Così, va bene, un'incombenza formale, burocratica. Esatto. Io vi ringrazio, ringrazio il Festival Meteorologia di Nozzardi e tutte le persone che ci hanno ospitato qui oggi. E, abbiamo fatto una serata in anteprima e ci sono gli studenti della mia classe proprio di questo progetto che stanno preparando dei laboratori al piano, alla lunetta sopra, quindi se qualcuno di voi poi vuole andare a vedere la continuazione del lavoro. Io inizio con dalla fine del progetto con questo breve trailer. Aspettavate il sole tipo Sardegna? Sì. Beh, allora ragazzi non... Sì. Ma loro si può arrivare all'improvviso,
noi siamo abituati a immaginarci l'orso sulle quattro zampe in movimento, ma il 90% della sua vita l'orso sta fermo e si riposa, perché risparmia energia. Quindi basta una depressione del terreno di 1,5 metri per nascondere un orso. Diciamo che noi siamo in quattro, ognuno ha un'arma, alcuni hanno il fucile, alcuni hanno il revolver, comunque è una cosa standard che anche se usciamo per conto nostro abbiamo. Se fosse qualcosa che non va bene ve lo diciamo. E c'erano anche dei rumori che provenivano, ma c'è qualcosa di qua? Beh, guarda l'altra stanza, scusami. Cos'è sta roba? Questa è la forza, perché lì ci sono questi da attaccarsi la roba. Magari qua dentro ci sono le tubature. Tipo doccia. Penso. Non male. Doccia vista. Doccia vista montagna. Siamo qui! Stavo mettendo sul caffè! Guarda che belli che sono adesso, guarda. E bevo un tè. Bevo un tè ora. È venuta dritta perlomeno. Aia. Mi sono incassata negli orecchini. Guarda! Sì, beh. No, ma guarda, sembra una... Ma siete ancora qui coi piedi? No, ma tu con cosa l'hai fatto? Con la Francesca aveva dei fazzoletti e me li sono... No, ma vuoi dire? Cioè, peggio di una rana? No, ma guarda, questo buco... Ma lo sapete che prima, quando siamo arrivati in cima alla montagna, ho avuto un po' di... Ehi, amici, sto per morire. Sì, ho visto tutto più blu... dire, buio. Thank you.
Bene. Dunque, il progetto si chiama RESET, Research and Education Svalbard Experience, e è iniziato nell'ottobre del 2014. Gli scopi erano sostanzialmente due. Il primo di carattere motivazionale. La mia è una scuola, è un liceo delle scienze umane, è un nome che nessuno conosce, generalmente al di fuori della scuola, comunque sono le scuole magistrali. Le ore di scienze sono 2 a settimana nella maggior parte degli anni e sicuramente scienze non è la materia principale, diciamo quella che viene percepita e vissuta come la materia più importante da studiare durante le interrogazioni. Oltretutto, essendo una scuola prevalentemente femminile, sapete che attorno al discorso della presenza della componente femminile nelle lauree scientifiche c'è un problema molto grave di genere, si chiama di genere, ma no, è testimoniato da tutte le indagini anche nazionali e anche da parte della provincia autonoma di Trento. La componente femminile nelle facoltà scientifiche è significativamente più bassa di quella maschile e ci sono indizi che fanno pensare che ci siano, nel momento decisionale di scegliere la facoltà da fare, ci sono delle interferenze di carattere sociale, culturale e comunque le ragazze non valutano in base alle loro reali aspirazioni e capacità. Il secondo ragione era quello di rendere palese la natura scientifica del problema dei cambiamenti climatici. Sembrerà un po', paradossale dirlo qui, però questa è un'esigenza molto reale per chi insegna scienze, non al liceo scientifico, che spesso la percezione del tema dei cambiamenti climatici non viene restituito alla dimensione scientifica, prettamente scientifica. E c'era la necessità di fare un'esperienza forte che richiamasse questo legame. E per richiamare il legame era necessario portare i ragazzi sui dati, sulle evidenze numeriche e oltretutto creare un'esperienza che li avvicinasse al mondo della ricerca, far vedere che i ricercatori non sono degli opinionisti, no? Non sono dei giornalisti che scrivono editoriali, ma è gente che lavora sulle evidenze scientifiche e in base a quelle trae delle conclusioni applicando il metodo scientifico. E poi l'ultima ragione era legata a una frase che c'è sui piani di studio provinciali che penso che possa mettere abbastanza di ansia da prestazione qualsiasi insegnante. Sì, è un po' piccola, ve la leggo comunque. Dice che è il contributo specifico che il programma può dare all'acquisizione di strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà. Ecco, io spero che nessun insegnante prima di entrare in classe legga ogni volta questa frase perché è inevitabile che mette un po' di ansia. Però c'è comunque un problema oggettivo di cercare di aiutare i ragazzi a comprendere meglio la realtà che li circonda, in particolare il tema dei cambiamenti climatici nei termini che li conosciamo. I metodi usati da questo progetto sono stati principalmente gli episodi apprendimento situato e i metodi IPSE. Non mi dilungherò, comunque sono due metodologie che a cui ho cercato di ispirarmi nella progettazione di questo progetto. E infine, soprattutto, il viaggio come esperienza operativa trainante. Cioè volevamo che il viaggio fosse al centro e fosse la vera ragione per cui i ragazzi accettavano di svolgere tutto il lavoro che era in programma. E soprattutto tutta l'attività si è svolta interamente in orario extrascolastico, sia per me che per loro. Quindi il programma non è stato minimamente sfiorato, comunque ho fatto un conto alla fine meno del 5%. La prima fase è stata quella in assoluto più dura, era quella della raccolta fondi e della comunicazione. Bisognava raccogliere una cifra veramente notevole, che ovviamente le famiglie non si potevano permettere di mettere, e quindi allora i ragazzi hanno fatto una promessa, quella di dire o ci andiamo tutti o non ci va nessuno, e se uno non viene non deve essere per ragioni economiche. Quindi questa era stata la promessa iniziale che è stata fatta. La seconda era stata quella di imparare da altre esperienze analoghe, soprattutto quelle svolte nell'ambito dell'anno polare internazionale tra il 2007 e il 2009, e anche da qualche insegnante trentino che ha fatto esperienze analoghe di viaggio raccogliendo i fondi con vari sistemi. Bussare alla porta di tutti, quindi partendo dai genitori, andando a tappeto proprio in maniera molto nazista a tutti a chiedere risorse per portare a termine questo progetto. Poi preferivamo che fossero partner più che sponsor, cioè qualcuno da coinvolgere nel progetto e che ci chiedesse anche qualche cosa in cambio, che poteva essere un post su Facebook o qualsiasi tipo, o una foto anche con i loro prodotti, però preferivamo qualcosa che fossero più
partner che sponsor nel senso letterale del termine. Il lavoro era organizzato per gruppi e poi un'altra promessa era quello: a meno di 6 mesi dalla partenza facciamo, tiriamo una riga, contiamo quante risorse abbiamo e poi decideremo se e dove andare. Il nostro obiettivo minimo nel frattempo era sceso, visto che non entravano risorse. L'obiettivo minimo che ci eravamo posti era una Radler piccola a Vipiteno, no, quindi giusto così per tutelare un po' la nostra autostima. E è iniziato un lavoro di ricerca fondi veramente molto capillare, feste per i ragazzi delle elementari di fine anno, donazioni gratuite in cambio di pezzi di parmigiano, confezionamento di pacchetti nei negozi di Rovereto sotto Natale. Questo qui è il negozio, il Centone Rovereto, che è stato molto gentile, ci ha ospitato per 20 giorni di fila. I ragazzi facevano pacchetti, spiegavano il progetto e nel frattempo raccoglievano contributi. Poi hanno fatto l'aiuto compiti, i ragazzi nostri si sono fatti conoscere sul territorio, sono ormai famosissimi per aiutare i ragazzi elementari e medie a fare i compiti, hanno veramente un talento. E poi hanno un talento anche per fare le torte e venderle fuori dalle chiese. E hanno un talento anche per fare il fundraising. Abbiamo fatto una campagna di fundraising attraverso School Raising, dove i singoli ci hanno donato, fatto micro donazioni, e anche questo è stato molto importante perché ci ha permesso di farci conoscere anche attraverso il mondo della comunicazione. Importantissima è stata, direi chiave, è stato un punto di svolta la partecipazione al Festival Meteorologia 2015 con un bacchetto nella sezione associazioni. Abbiamo instaurato importanti collegamenti con tantissime associazioni ed aziende che erano interessate al progetto. Infine, il secondo punto di svolta è stato il 31 dicembre, quando Federico Taddia, un giornalista della Stampa, ha dedicato un articolo al nostro progetto, mettendo un trafiletto sulla prima pagina. E questo è stato, da un punto di vista della comunicazione, veramente una svolta, perché da questo momento in poi ci hanno cercato, hanno chiesto, insomma, c'è stato un po' un piccolo effetto a valanga che ci ha permesso di raccogliere ulteriori sponsor e confermare quelli che già avevamo, che la strada era quella giusta. Questa è una breve rassegna stampa che comunque potete trovare anche sul sito del progetto, che è resetsvalbard.it, in cui abbiamo sintetizzato tutti gli interventi fatti. Alla fine, l'8 marzo, siamo stati accolti dall'assessora Sara Ferrari dell'Università Ricerca e Pari Opportunità a illustrare il progetto nell'ambito delle iniziative dell'8 marzo. E qui vedete una piccola selezione degli sponsor che hanno contribuito maggiormente, tra cui anche qualcuno degli sponsor è seduto qua in sala, e ringrazio ancora notevolmente per il sostegno che ci hanno fornito. Quindi alla fine la faccenda, abbiamo tirato le righe e i numeri tornavano. Abbiamo visto che si poteva fare, abbiamo allora cercato del sostegno di carattere scientifico. Si è offerto subito il CNR, che per noi era uno dei principali partner, e il CNR si è manifestato molto disponibile a sostenerci e anche a farci una piccola istruzione su come fare, ad esempio, certe misure di fotometria solare. Abbiamo fatto le videoconferenze, visite agli istituti del CNR di Bologna, all'ISAC e all'ISMAR. Il CNR ha messo a disposizione anche un ricercatore, Federico Giglio, che ci ha accompagnato durante tutta l'esperienza. Siamo andati in Artico e l'impatto con l'Artico, grazie anche alle spiegazioni di Federico Giglio, è stato incredibile. Lì, come dice spesso Giglio, i cambiamenti climatici sono veramente molto 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 appariscenti. Prima di tutto i movimenti dei fronti glaciali sono veramente palesi sotto gli occhi di tutti, i regimi dei torrenti, dei fiumi prodotti dall'acqua di fusione, poi soprattutto anche i problemi collegati all'abbassamento dello strato attivo. Diciamo il confine tra lo strato attivo e il permafrost continua ad abbassarsi in conseguenza dei cambiamenti, e quindi ovviamente si creano dei problemi di stabilità dei versanti, di cui qui potete vedere anche dalle manifestazioni. Quello che vedete che sembra una roccia, in realtà quello lì è il permafrost messo a nudo. E qui siamo vicinissimi nei dintorni proprio di Longyearbyen, della cittadina dove eravamo. Questa è una vista aerea di Nialesund, il centro di ricerca a 78 gradi latitudine nord, dove siamo andati a visitare le stazioni di ricerca. Quello che vedete è il contrasto tra, diciamo, le acque provenienti dalla fusione del permafrost e il colore dell'acqua. No? E qui sono veramente impressionante vedere come ogni singolo elemento del territorio, del paesaggio che circonda, richiama, evoca questo cambio di temperature notevole che sta avvenendo in Artico.
Questo abbiamo visto anche, abbiamo avuto la fortuna di vedere anche un fenomeno di collasso del fronte di distacco degli iceberg di una piattaforma di ghiaccio, no? E una cosa ancora più incredibile, durante la camminata abbiamo provato la pioggia alle Svalbard. Raccontano anche le persone che vivono e lavorano lì, fino a circa 20 anni fa era un fenomeno assolutamente sconosciuto. Le uniche precipitazioni che avvenivano alle Svalbard erano di carattere nevoso fino a 20 anni fa, e noi abbiamo invece osservato proprio la pioggia, no? Come i ragazzi hanno cercato di decifrare questi elementi e trasformarli in elementi oggettivi? Attraverso la misurazione delle temperature dell'aria. Se andate nella lunetta sopra vi fanno vedere, ragazzi, abbiamo utilizzato i semplicissimi termocroni, dei data logger di temperatura, che abbiamo costruito un piccolo sistema attorno, fatto con i sottovasi, no? Molto casereccio, e li abbiamo installati in alcuni luoghi alle Svalbard, ovviamente con l'autorizzazione delle autorità locali. Stiamo facendo le misurazioni con lo stesso dispositivo nel permafrost, quindi nello strato attivo abbiamo posizionato i termocroni e questa è la stazione. Infine, grazie alla sonda prestata dall'ISMAR di Bologna, stiamo facendo anche delle misure di temperatura della superficiale dell'acqua. A febbraio queste sonde ci verranno inviate dalla guida che ci ha assistito, Stefano Polli, la persona che avete visto nel video precedente, e organizziamo, l'abbiamo chiamata, una serata a termocrone polenta. Siccome speriamo che di scaricare dei dati, perché ovviamente c'è sempre un'incognita, no? Comunque faremo del nostro meglio per cercare di ottenere dei dati, e questi dati poi verranno interpretati con l'aiuto dei ricercatori, ovviamente. Infine, da notare che qualcuno si è sentito di vivere l'esperienza in maniera registrando dei dati un po' meno, diciamo, scientifici, no? Quindi qualcuno, come avete visto prima, ha dipinto, qualcun altro ha registrato dei suoni anche in collaborazione con delle associazioni locali, e qualcun altro ha fatto anche dei piccoli timelapse che potete vedere qui, per dare l'idea era quella di voler dar spazio anche a chi comunque una grande vena scientifica non l'avverte, per interpretare il paesaggio circostante, no, da un punto di vista, chiamiamolo, artistico, a parte che qualcuno di queste riprese si prestano bene anche a essere utilizzate in classe in una lezione di scienze. Poi abbiamo visitato la stazione dirigibile Italia, 5 persone, grazie al sostegno del CNR, abbiamo avuto la possibilità di visitare la stazione a WIPEV francese e tedesca, che si trova lì, e ovviamente conoscere tutta la storia delle esplorazioni. Questa è la statua di Amundsen, il pilone da cui è partito il dirigibile Italia nel 1928 nella spedizione di Nobile, quella della Tenda Rossa. Ovviamente abbiamo fatto tantissime foto per gli sponsor, e il momento, avete visto anche prima voi, quello un po' più, diciamo, importante è stato sicuramente quello camminata di 3 giorni nel territorio. Sono stati percorsi circa una 40 di chilometri, il territorio è assolutamente inesplorato, quindi come avete visto non ci sono sentieri, è stata una camminata anche molto faticosa, c'è stato anche qualche momento un po' delicato che i ragazzi hanno affrontato con grande coraggio e determinazione, la natura fantastica, eravamo assistiti da 6 guide armate, perché l'orso è sempre possibile trovarlo anche a parecchie distanze dalla costa. Abbiamo attraversato dei fiumi, guardato dei fiumi a piedi scalzi, no, con l'acqua a 3 gradi. Questo è stato uno, diciamo, dei momenti più duri, ma che anche adesso, a distanza di mesi, i ragazzi ricordano con maggiore affetto. E abbiamo dormito in tenda, ci siamo adattati alle condizioni, no, che c'erano, ovviamente il freddo attorno ai 4-5 gradi, il ritorno dal punto di arrivo l'abbiamo fatto interamente col motoscafo. Devo finire, sì. volevo solo andare alle conclusioni, se posso. Allora faccio una volata qui. Restituzione. L'obiettivo di quest'ultima fase è cercare di valutare gli effetti di questa azione attraverso degli elementi oggettivi. Seguiremo questi ragazzi nelle loro scelte universitarie. Abbiamo iniziato già una campagna di restituzione anche con alcune classi della provincia di Bolzano. Pubblichiamo articoli su una rivista dell'Università di Padova di divulgazione scientifica per bambini che si chiama Planck. Ospiteremo dall'11 al 14 di aprile il terzo convegno internazionale degli insegnanti polari al liceo Fisico.
Filzi, potete trovare locandine e istruzioni nella lunetta sopra, e le mie conclusioni sono queste. La principale è il numero, la prima, che è l'unica che mi sento discutere qua. Di ritorno a questa esperienza ho la sensazione che forse a volte tra piani di lavoro, mansioni, valutazioni nella scuola, ho la sensazione che ci si perde di vista la questione fondamentale, che è quella a volte emozionale, che incide tantissimo nella capacità di apprendimento e nella disponibilità dei ragazzi di acquisire nuove informazioni. È una conclusione abbastanza semplice, però per uno che lavora da 25 anni nella scuola, ritornare a queste cose forse fa pensare che è il caso di rivedere qualche cosa e dare un maggiore peso a questa componente. Mi sento di aggiungere anche un'altra piccola considerazione, che un aspetto che è stato messo in evidenza alla preview del Festival della Meteorologia che avete tenuto, no, all'Auditorium Melotti, ed è questa, la consapevolezza dell'ambiente che ci circonda. Questo penso che con questa esperienza i ragazzi l'hanno acquisito a 360 gradi, no? Cosa che secondo me oggi, no, spesso manca nei nostri ragazzi e che potrebbe proprio innestare anche questa curiosità dell'ambiente e quindi della scienza, no? Perché certo. Alla base della scienza c'è prima di tutto l'osservazione, la consapevolezza di essere, no, in un ambiente. Quindi penso che questo hanno portato via anche questi ragazzi, e sarebbe bello, ovviamente un'esperienza così articolata è dura, insomma, no, poterla diffondere a tutte le classi, però bisogna iniziare secondo me, certo, a diffonderla a un maggior numero di studenti possibile. Bene, al pubblico le domande. Allora, prima di tutto vorrei dire congratulazioni. Io sono padre di 3 figli che studiano fisica e matematica, e lo fanno perché hanno avuto anche loro in Inghilterra dei professori, sia alle elementari che alle medie, così inspirational come secondo me è lei. Quindi grazie. Veramente grazie. Congratulazioni. Quello che volevo sapere è qualcosa di più sugli aspetti di meteorologia che avete un po' analizzato, cioè 2 parole giusto per avere un po' più di dettagli. Dunque, il programma, giusto così, per il programma tradizionale di quinta di un liceo, quindi sto parlando dei licei, no, anche scientifico, prevede l'approfondimento di 3 macro argomenti, giusto così per... Uno sono le biotecnologie, l'altro la tettonica placche e il terzo sono i cambiamenti climatici, no? Già questo dà la percezione, no, di che purtroppo di che difficoltà si trovano gli insegnanti nel dover conciliare questi 3 diversi aspetti. Gli approfondimenti dei temi di meteorologia sono ovviamente quelli, diciamo, che propedeutici alla comprensione delle basi scientifiche, no, del clima, del significato di clima, la differenza col meteo e clima, no, i parametri atmosferici elementari, d'accordo? Quindi, diciamo, per la quinta è previsto una formazione di questo tipo, per poi cercare di capire effettivamente, no, il tema dei cambiamenti climatici e le connessioni che ha con tutti i settori, no, delle attività umane. Però, ripeto, c'è un problema oggettivo grave, secondo me, di cercare di fare un discorso anche abbastanza realistico, no? Nel senso, non si può fare tutto, no? In quinta, però spesso ti si viene chiesto di fare tutto, no? Ti viene chiesto di fare tutto, però sacrificando spesso, lo ammetto, sono io il primo a dirlo, a volte le basi. Altre domande? Giusto, non legata alla meteorologia strettamente, ma da aviatore. Sì. Ha parlato di livello emozionale. Sì. Vorrei chiedere ai ragazzi se trovarsi dove 80 e 77 anni fa, gente che vestiva come me, di cui uno del mio stesso corpo, quello del genio aeronautico, il generale Nobile, si è trovata a sfidare un ambiente, perché quella fu una sfida, ostile,
lo hanno sentito a livello interno, cioè si sono immedesimati in quegli uomini che per diverse settimane sono stati immersi in quello stesso ambiente in cui hanno fatto la passeggiata. Solo questo. Guardi, le dico che alla fine l'aspetto delle spedizioni, perché abbiamo studiato anche tutte le spedizioni in Hansen, siamo passati a Oslo, siamo stati al Museo della Fram, alla fine la componente spedizione storica, devo ammetterlo, anche con mio dispiacere, li ha appassionati quasi di più, no, di quella... Io la invito ad andare a parlare con i ragazzi della Lunetta, e hanno veramente studiato la storia di Nobile, no? Anche le vicende incredibili di Nansen, no? La storia personale umana di Nansen con il passaporto per gli immigrati, perché poi ci sono mille risvolti in questi personaggi incredibili, no? Wegener, no? Wegener stesso, a cui è intitolato il centro di ricerca in Germania, era un meteorologo, no? Quello che, no? Quindi le assicuro che la componente spedizione umana e storica ha un potere, una presa sui ragazzi incredibile. Proprio andate tutti nella Lunetta a parlare con loro e fatevi raccontare, sanno la storia di Nobile anche meglio di me. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Mairetti, io conosco le Svalbard perché sono stato su in determinate occasioni. Volevo sapere, avete avuto anche la possibilità di collaborare con l'Università di Longyearbyen oppure sì. No? Sì, allora abbiamo l'attività che abbiamo fatto è stata registrata nel registro, ha una sigla, un acronimo che non mi ricordo, RIAS si chiama, quindi è ufficialmente registrata come attività di ricerca, no? Anche se è ovviamente education. E poi abbiamo visitato l'UNIS, un giorno intero l'abbiamo dedicato alla visita della UNIS e i ragazzi hanno potuto vedere anche la struttura, gli aspetti amministrativi, no? C'è già qualcuno che è fantastica di andarci a studiare, no? Comunque non abbiamo collaborato, diciamo, con loro, la nostra attività è inclusa nel loro registro, però abbiamo avuto una spiegazione dettagliata delle loro attività, che tra l'altro loro, su cui loro puntano molto, perché l'estrazione del carbone, almeno per adesso, è in calo drammatico, veramente. Allora tutta l'attività delle isole si sta concentrando sul turismo e la ricerca, e quindi hanno bisogno anche loro di attrarre ricercatori e insegnanti, diciamo. Complimenti. Grazie. Volevo sapere se ci sono altre scolaresche in giro per l'Italia interessate, è stato contattato da altri... Sono stato contattato da altri che hanno intenzione di intraprendere un percorso simile, no? E anch'io sono a disposizione per fornire indicazioni. Identico così è impossibile, secondo me. Però qualche, diciamo, elemento positivo da prendere e riutilizzare in un'attività anche simile, analoga, sono molto felice di scambiarlo e collaborare. Ho avuto qualche contatto con qualche scuola che comunque vorrebbe intraprendere un percorso del genere, e qualche cosa in pentola bolle, magari non disperiamo che qualche cosa di simile, di analogo, possa essere anche sostenuto da qualche ente. Ciao Matteo, ciao. Complimenti. Ciao, grazie. Vabbè, mi ha un po' anticipato sulla domanda, era se avevi in mente di farlo con le prossime classi che ti seguiranno, seguiranno così. È veramente difficile, lo ammetto, anche perché abbiamo trovato una disponibilità dei genitori incredibile, e poi è stato molto molto impegnativo, non lo nego, no? Però qualche elemento nuovo e utile da utilizzare in esperienze analoghe c'è, no? Quindi se siete interessati, cercateci anche i ragazzi, e vedrete che possiamo mettere insieme un team di persone che magari permette ad altri ragazzi di fare esperienze analoghe. Bene, se non ci sono altri interventi direi di fare una piccola pausa per poi, insomma, concludere. Grazie.